È un provvedimento importante perché rompe un fronte politico contro il contenimento dei prezzi, ma va totalmente messo in pratica e per questo ci vuole una, diciamo, autorevolezza italiana che continui oltre Draghi. Lei ha sempre detto che il rigassificatore di Piombino era ed è fondamentale, sì. Ha fatto addirittura un'iniziativa a Piombino, la decisione di ieri del Via Libera con insomma, le prescrizioni, secondo lei è una soluzione definitiva o teme che il sindaco di Piombino possa fare da ostacolo il ricorso al TAR? Il sindaco di Piombino se la dovrà vedere col presidente del Consiglio che è del suo stesso partito e si vedrà lì se nella Meloni prevalgono gli interessi di partito o gli interessi di governo, perché quel rigassificatore è fondamentale. Chiaro che è un rigassificatore in un porto, quindi non è un rigassificatore a largo e quindi la comunità va rassicurata, vanno prese tutte le prescrizioni possibili e immaginabili, ma io ricordo che da quando sono nati i rigassificatori non c'è stato mai un singolo incidente.